Quanto è importante la tecnologia rispetto all'human touch nella relazione con il cliente? Nel suo intervento ha spiegato l'approccio di Conad, protagonista anche di una fortunata campagna di comunicazione sulla stampa. Sì, diciamo che abbiamo usato la stampa come mezzo per dare dei messaggi che creino soprattutto un beneficio reputazionale per l'azienda. Dal punto di vista di focalizzazione del business, per noi le persone, la relazione con le persone e la fiducia che ci dobbiamo conquistare ogni giorno sono tre parole che sono chiave. Quello che abbiamo scritto sulla stampa, che abbiamo presentato oggi, era giustamente, provocatoriamente, una contrapposizione a un mondo che si sta digitalizzando, ma in cui la vera domanda da farsi è: al di là del mezzo che uso, qual è il contenuto che veicolo attraverso questo mezzo? Noi crediamo che la tecnologia vada a migliorare e a generare ulteriore valore per il business, ma non crediamo nel andare a rincorrere la tecnologia con un fine a se stesso. Crediamo per esempio che la tecnologia in un negozio serva molto quando all'interno del negozio si riesce a capire quali siano le aree nelle quali genera valore la tecnologia. Non mi può andare a generare valore se sostituisce la relazione con le persone, dove è fondamentale per un acquisto. Mi genera maggior valore dove, per esempio, nella fase finale, che è il pagamento, riesco ad usare la tecnologia che minimizzi anche, per esempio, il tempo di uscita, che minimizzi anche la complessità di un pagamento, lo renda magari digitalizzato. Per noi la tecnologia serve come un complemento di quella che invece sono due componenti molto importanti, che sono le persone e il rapporto che le persone hanno. Quali indicazioni possono trarre le banche dalla vostra esperienza? Ma io credo che le banche rappresentino comunque un settore del commercio. Ed il commercio, se lo semplifichiamo, è un fatto che avviene fra le persone. Credo che anche questa esplosione di servizi bancari nella rete sia inevitabile, lo sarà anche per noi, però è anche chiaro che il mondo solo digitalizzato può avere una sua targetizzazione, può avere un ambito in cui poter fare business, ma esiste anche un mondo molto fisico. Io credo che le banche debbano tornare su questo rapporto che c'è fra dimensione fisica e di relazione fra le persone, e una relazione invece, se vogliamo, tecnologicizzata e in cui sembra esserci una spersonalizzazione. Il segreto sarà trasferire la capacità che le persone hanno di avere relazioni anche nel servizio online, io credo. E le esperienze migliori fanno capire che c'è sempre una ricerca di una fisicità, anche chi è una banca solo online, lo vedevamo stamattina, una banca ha presentato più di 800 eventi che organizza ogni anno per essere fisicamente dalla parte dei clienti. Io credo che sarà alla fine una ricerca di un rapporto fra dimensione fisica e dimensione digitale, ma nella quale io credo ancora una volta che sia fondamentale ragionare sulla tipologia di relazione che si vuole avere con le persone. Per la GDO, quanto è importante il digitale? Se pensiamo all'e-commerce oggi vale 620 milioni di euro, e il mercato del retail è un mercato da circa 100 miliardi di euro, mi capisce che siamo ancora al punto di uno zero virgola. Tutte le analisi di settore dicono che nei 3-5 anni arriverà tra il 3-5%, crediamo che sia una importante estensione del servizio che un negozio possa dare, noi come azienda. Non crediamo che possa essere una sola modalità di business che vive da sola. Crediamo che anche noi dobbiamo dare una risposta all'e-commerce, come anche dobbiamo dare una risposta a tutta quella che è la naturale digitalizzazione che le relazioni stanno avendo nella società. Però sempre con senso della persona e della relazione che alla fine si vuole avere con i clienti. Se non c'è una dimensione strategica di questo,
si rincorre la tecnologia, ma non si rincorre l'obiettivo strategico. Il commercio è questo, il commercio è un fatto di relazione di persone in cui in mezzo ci sono dei prodotti o dei servizi che ci si scambiano. Poi dopo lo si può, ovviamente, lo si deve anche valorizzare, combinare meglio, evolvere, si deve avere una business proposition, come si dice, però nella sua essenza sono persone, relazione, prodotti o servizi.